Giro di Catalogna, frazione numero 4. Sulla carta una giornata di tregua per i big, a partire dunque da Primoz Roglic e Remco Evenepoel, che condividono la prima posizione con lo stesso tempo, anche se per una questione di somma di migliori piazzamenti la maglia bianco-verde del leader ce l'ha Roglic. 188 km, non è una tappa in realtà comoda, perché ci sono tre gran premi della montagna, circa 2500 metri di dislivello, l'ultimo GPM negli ultimi 30 km, e da lì in sostanza una lunga, anche se non regolare, discesa sino all'arrivo. Petardi che cominciano a scoppiare già dal chilometro zero, poi va via una fuga di 5. Prima c'era stato lo scollinamento sul GPM di La Molina, prima categoria, l'arrivo di ieri fatto dall'altro versante. Su questo GPM prende purtroppo dei punti Guillaume Martin, perché sale alla quota 40 e dunque scalza Simone Petilli dalla vetta della classifica riservata agli scalatori. Negli ultimi 30 km il vantaggio della fuga è di poco superiore al minuto, il gruppo non ha mai concesso troppo spazio a questa azione. I protagonisti Nampeter dell'Age d'Or, eccolo qua scollinare per primo sul col del Liga Bosses. Nampeter ha vinto di recente il trofeo La Gueglia, con lui Juli Jensen, De La Cruz, Traen e Adrià, quest'ultimo corridore di casa, un catalano che viene dai dintorni di Barcellona. Sulla carta chance zero per questa fuga, visto che il plotone non le ha mai concesso un vantaggio superiore a 2 minuti e 30. Ce la mettono tutta per arrivare il più lontano possibile i battistrada. C'è della bagarre anche tra loro. Juli Jensen molla il colpo quando siamo negli ultimi 7 chilometri. Il gruppo dall'ultima accelerata, tante le squadre che si sono alternate in testa, quelle che hanno al loro interno dei corridori più o meno veloci, e dunque a 4 km dalla conclusione la fuga si esaurisce. È durata circa 130 km. Attenzione al traguardo, all'arrivo, l'ultima curva verso destra è una retta di circa 600 metri su strada molto larga, una retta che sale leggermente attorno al 2-3%, c'è anche peraltro del vento contrario alla marcia dei corridori sulla tratta d'arrivo. In prima posizione Stefano Oldani della Alpecin si volta perché sta cercando Caden Groves, che è la ruota veloce del team. Avvicinamento allo sprint piuttosto caotico, alla fine la volata viene lanciata dalla Israel per lo spunto di Corbin Strong. Al centro della strada Brian Coca, alla sua sinistra esce implacabile negli ultimi metri proprio lui, Caden Groves dall'Australia. La prima vittoria in stagione per lui, la seconda in carriera al Catalogna, dove aveva già colpito un anno fa, ha avuto grande scelta di tempo, ha lasciato in pratica che Cocar si muovesse per primo, gli ha preso la ruota e poi lo salta agevolmente negli ultimi metri, la sua decima vittoria in carriera, la quinta in stagione per un team Alpecin che aveva stentato a carburare e a vincere, ma poi da sabato scorso la Sanremo di Van Der Poel e ieri la Brugge de Pan con Philipsen, e adesso arriva Caden Groves. Nell'ordine d'arrivo, nella top 10, anche uno dei nostri, Simone Velasco, Primoz Roglic 15esimo, Remco Evenepoel 26esimo, per cui Roglic incrementa il vantaggio su Evenepoel, si fa per dire, per ciò che riguarda la somma piazzamenti, perché naturalmente la classifica in realtà pressoché immutata, i due hanno lo stesso tempo e Roglic indosserà anche domani alla partenza la maglia bianco-verde del leader. Domani è sicuramente delle tre tappe conclusive la più dura. Arrivo in salita ed è proprio in assoluto quello più impegnativo. L'ascesa finale che porta al Mirador del Portel, lo porto, località di riferimento, è di 9 km all'8% pieno come pendenza media. L'ultimo chilometro è all'11%, andò in scena qui una grande tappa nel 2017 con Alejandro Valverde vincitore, staccando nel finale Froome e Contador.